Governare la multiculturalità nel medioevo. Questo è il titolo del secondo congresso internazionale che ha avuto inizio oggi presso la Sala delle Capriate del comune di Cefalù e che si concluderà domenica 9 gennaio. L'evento è organizzato dal Centro Studi Ruggero II di Cefalù. Il congresso si è aperto con un escursus della multiculturalità tra tardo antico e alto medioevo. È un, con grande piacere e viva soddisfazione che oggi, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ho il piacere di porgere il saluto in apertura di questo secondo convegno internazionale del Centro Studio Ruggero II. Sindaco Cefalù, uno dei borghi più belli d'Italia, ma sicuramente anche più colti. Sì, eh, questa è un'iniziativa che per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione dell'Università di Messina e con questo centro studi che si è formato qui a Cefalù, insieme al Comune di Cefalù e alla Biblioteca Comunale, mh, per il secondo anno consecutivo abbiamo organizzato questo convegno. Su Ruggero II, e con la partecipazione di tanti studiosi che vengono da tutte le parti del mondo. Ruggero II, che poi diciamo, fa parte della storia di Cefalù, perché è autore del Duomo. Sì, la Basilica Cattedrale, il Duomo che grazie anche al riconoscimento dell'UNESCO è sotto i riflettori. E di tutto il mondo, ma lo era già per carità. con il riconoscimento dell'UNESCO del 3 luglio del 2015 questo è stato diciamo, ancora una volta una impreziosire, quella che, è, quella che è questa cattedrale e questo duomo bellissimo. Sindaco, lanciamo un invito ai nostri telespettatori che ancora non conoscono Cefalù e le sue, tutte le bellezze che offre, non soltanto naturali ma anche storiche, artistiche, culturali. Cefalù è denominata La Pelle del Tirreno, è stata lanciata a livello internazionale dal, dal Club Med nel 1950, oggi è meta internazionale per tantissimi turisti, ha bellezze paesaggistiche. Che sono invidiate da tutti e, e ha delle bellezze, oltre alle bellezze naturali, ha bellezze culturali, come quelle, per esempio, diciamo poco anzi, della cattedrale, che è un bene culturale e culturale, da non dimenticare assolutamente. La Fondazione Mandalisca, come anche il lavatoio medievale, il, il Molo, tantissime, tantissime cose molto belle che devono essere viste. La, una delle cose più mh, suggestive di Cefalù è la nostra rocca, per cui salendo sulla rocca e guardando Cefalù veramente si provano delle emozioni uniche, come le stesse emozioni si provano guardando Cefalù dal mare. Ecco, Cefalù, chi viene a Cefalù se ne innamora subito, per cui noi invitiamo sempre tutti a venire a scoprire la nostra città, e, e, nella quale mh, ci sono tanti turisti dove prendono casa e poi risiedono nella nostra città. Ciò favorì l'impiantarsi sul promontorio roccioso di un abitato certo ridotto rispetto a quello sulla costa, ma che diventerà l'insediamento prevalente della Cerro Alto Medievale. Professore, eh, quando si parla di eh, multiculturalità in Sicilia eh, si fa riferimento normalmente, esclusivamente alla Sicilia arabo-normanna. Ma abbiamo appreso dal suo illustre intervento che eh, la multiculturalità eh, non, in Sicilia non è prerogativa esclusiva arabo-normanna. Ce lo può illustrare? Sì, grazie. Eh, da antichista ma anche da appassionato di altre aree di, di studio della Sicilia antica e medievale, mi sono sempre chiesto se questa multiculturalità di cui spesso si parla fosse soltanto legata alla presenza di varie etnie in epoca medievale, gli arabi, i normanni e poi gli angiorini, gli aragonesi, ma in realtà secondo me le radici sono molto più profonde. Vi sono nell'antichità, anche in quella più remota, perché la Sicilia è stata sempre al centro del Mediterraneo e quindi un luogo di interscambio e di relazione fra genti diverse, ancora a maggior ragione vi sono in un'epoca come quella del tardo antico in cui si sommano diverse identità, da quella latina a quella greca. In particolar modo oggi ho voluto proporre questa lettura della Sicilia bizantina perché è stata... Molto trascurata, soprattutto negli studi quelli tradizionali che sono stati certamente e con rispetto lo dico, affascinati dalle culture più antiche come quella greca e quella romana o da quelle successive come quella araba e quella normanna. Che ruolo ha avuto quindi la civiltà bizantina nel concetto attuale di multiculturalità in Sicilia? Ha avuto un grande ruolo da un punto di vista socio-economico e culturale perché durante l'epoca bizantina, come ho cercato di dimostrare nella mia relazione, eh, vi è stata una grande prosperità, un eh, risveglio rispetto ad alcuni periodi difficili del Tardo Antico delle attività socio-economiche, sia da, quelle legate più esclusivamente al sostrato agricolo, sia quelle sulla costa legate appunto al commercio, all'interscambio dei prodotti su tutto il bacino del Mediterraneo, e poi ha avuto il grande ruolo di governare lo si diceva appunto anche grazie al tema del convegno, in maniera complessa, in maniera difficile, una presenza di culture molto diverse, quelle più tradizionali presenti in Sicilia, di origine greca, di origine romana o italica e quindi anche forse qualcosa di quello che rimaneva delle tracce più antiche, per esempio della Sicilia punica, messe a confronto con nuove realtà che andavano sempre più emergendo, come quella appunto del mondo arabo o comunque orientale, o quella del mondo greco non necessariamente legato alla Grecia, ma ad altre regioni del bacino del Mediterraneo orientale, le quali hanno una grande influenza sulla Sicilia perché si muovono gruppi consistenti di popolazioni, soprattutto al seguito dei numerosissimi funzionari bizantini che si trasferirono in Sicilia. E quindi un quadro completamente nuovo in cui se da un lato l'aspetto socio-economico, l'aspetto culturale, in particolar modo sottolineo quello culturale, io ritengo che alcune espressioni della cultura artistica, per esempio, e letteraria della Sicilia hanno le loro radici durante l'epoca bizantina. Una su tutte, la cultura siciliana dei mosaici, ci viene in particolar modo dal mondo orientale e questo credo che sia eh, un dominio di tutti. Però eh, laddove c'è un limite che ho cercato di porre con la mia relazione è quello dal punto di vista politico e militare. Lì l'impero bizantino dimostra una sua fragilità, una sua debolezza, soprattutto una sua parcellizzazione in tanti aspetti di natura burocratica e lì ci sono poi le dinamiche, le criticità che portano a una Sicilia che si consegna praticamente nelle mani degli arabi. Quindi la memoria collettiva del regno si basa sulla storia dei suoi sovrani e non abbiamo a che fare con un popolo alla ricerca dei propri radici, della discendenza di Noè. Professore, il concetto di multiculturalità eh, come via maestra per dare una eh, nuova eh, lettura e interpretazione della storia del mezzogiorno? Dopo che molti vecchi concetti di base per la storia del mezzogiorno sono stati abbandonati, ad esempio il concetto meridionalista, il vecchio concetto del... Eh, Due Italie, l'Italia del nord che produce i manufatti, l'Italia del sud che produce i prodotti, eccetera, eccetera. Eh, adesso il concetto più moderno per avvicinarsi alla storia del Mezzogiorno è quello di passare attraverso la molteplicità della sua composizione sociale, cioè gruppi minor di minoranze, gruppi etnici, gruppi religiosi che abitano il territorio, la capacità del Mezzogiorno di assorbire le influenze esterne e anche il fatto di saper far coesistere queste minoranze. E questa è una, una strada molto promettente che sarà quella del futuro. E ha parlato anche del Mezzogiorno norm normanno come concetto inesatto, ci può spiegare il Perché? Perché i normanni stessi non si definivano come tali, cioè l'idea dei normanni è in gran, gran parte una creazione della storiografia dell'epoca moderna. I, I normanni, un po' forse perché si vergognavano delle loro origini, un'altra parte perché non tutti erano normanni e non si sono mai definiti come tali e si sono subito adattati al contesto del Mezzogiorno. Quindi parlare della dinastia normanna o dei normanni è, è inesatto proprio dal punto di vista terminologico. Quindi la Sicilia non è soltanto Sicilia arabo-normanna. Sicilia è un po' tutto, Sicilia ha una lunghissima storia e quindi esiterei molto prima di definire l'isola in qualche modo. Comunque diciamo che il fatto dell'unificazione dell'epoca di Ruggero II è molto importante sia per la storia della Sicilia che per la storia del mezzogiorno continentale. E si forma una società con tante influenze diverse, arabo-musulmane, greche, latine. E quindi è un, un misto che poi formerà alla fine una specie di nuova civilizzazione, se vogliamo. Lei, che è sceso appositamente da Lecce per questo convegno, eh, cosa pensa della Sicilia? Tornerà? e in particolare di Cefalù? Io conosco molto bene la Sicilia già l'argomento della mia tesi di dottorato di ricerca riguardava la Sicilia sono stato molto spesso dal, dall'inizio degli anni 90 e quindi torno sempre molto volentieri in Sicilia. Cefalù è una città magnifica. Quando uno si trova a Cefalù pensa spesso, molto spesso al Grand Tour, no? quando arrivano gli inglesi, gli francesi alla ricerca del romanticismo, la cattedrale, le rocce, la riva, insomma il mare. È un posto veramente fantastico, molto stimolante. Poi vedo anche una città molto attiva dove si organizzano degli eventi di questo livello, quindi non posso che felicitarmi con Cefalù e il comune di Cefalù. E nella seconda parte di questa prima giornata di congresso scopriamo la multiculturalità nel Regno di Sicilia. Quando parlo di io parlo di una delle più importanti dinastie forse della storia dell'Islam medievale. Professore, ci può illustrare meglio questo concetto di multiculturalità? Nel senso che può essere inteso sotto varie sfaccettature, qual è la giusta definizione da dare? Influenza di varie culture, eh, integrazione, come possiamo inquadrarlo esattamente? Tradizionalmente si considera eh, le civiltà come eh, delle ereditiere di altre civiltà che ci sono state prima. Si prende il mondo classico, ma anche nel mondo orientale, il mondo persiano, per esempio, che aveva un peso molto grosso nell'antichità, o ancora le civiltà eh, mesopotamiche, per fare un altro esempio. Questo modo di vedere le cose però implica eh, sempre un principio di eh, sudditanza, di superiorità, inferiorità che non corrisponde in realtà a una certa liquidità della storia, cioè la storia in qualche modo è molto più fluida, ha molti più ehm, aspetti divergenti, variabili, eh, insondabili. E, come diceva Mark Bloch uno dei difetti degli storici del passato era quello di individuare sempre delle origini lui parlava dell'idolo delle origini delle cose cioè ogni cosa aveva origine in un'altra cosa e questo idolo in fondo ha creato moltissimi problemi per quanto mi riguarda io quello che noto nei miei studi che ho notato fino ad oggi è stato che piuttosto si assiste a delle integrazioni, a delle, um, delle società che comunque si ibridano l'una con l'altra. Ed è il caso per esempio dei Normanni che si sono ibridati ovunque sono stati, si no? sono ibridati in Russia, si sono ibridati in Italia, si sono ibridati perdendo quella caratteristica che avevano etnica originaria per trovarne una nuova. Stamattina si è a lungo parlato di etnogenesi, un concetto molto interessante, però un concetto in fondo che... Presuppone che ci sia una coscienza ben precisa di appartenere a un'etnia e come si diceva i normanni non si sono mai chiamati normanni, questo è già molto molto interessante. E questa coscienza ben precisa di appartenere ad un'etnia può essere un fattore di ostacolo ad una vera integrazione? Certo, lo è, perché definisce qualcosa che in realtà non è definito in origine. Cioè si dice noi siamo italiani, ma forse io mi sento italiano, ma mi sento europeo, mi sento romano, mi sento siciliano, mi sento eh, a seconda delle circostanze in cui devo esprimere la mia identità. Ed è un'identità che è sempre inevitabilmente fittizia. È questa mania invece di avere un'identità precisa che crea numerosissimi equivoci. Ed è di questo un po' che stiamo parlando. E mi trovo molto a mio agio in questa circostanza perché gli interlocutori sono molto attenti a questo aspetto e appunto possiamo stabilire un nuovo rapporto proprio con la. Con la Immagine di sé, i tedeschi parlano di immagine storica di sé ed è una concezione secondo me molto importante questa. Quando nel 1154 Ruggero II morì improvvisamente di febbre a Palermo, il suo corpo venne deposto in un sepolcro provvisorio. Professoressa, il regno di Sicilia e regno del Portogallo, innumerevoli le similitudini sotto molteplici profili. Sì, sì, effettivamente eh, è questo un tema che dal mio punto di vista dovrebbe essere approfondito, ma la verità è che esistono molte analogie e similitudini eh, sia proprio nel processo di formazione, nel processo dell'origine dei regni, perché nascono, sono due regni che nascono quasi in contemporanea, il regno di Sicilia nel 1130, il regno del Portogallo nel 1144 ed entrambi per l'iniziativa di un conte il conte di eh, Ruggero e al conte di Portucale, Afonso Enriquez in Portogallo. E poi questa coesistenza pacifica fra minoranze differenti si constata anche nel regno del Portogallo ed è un marchio identitario del regno del Portogallo medievale, soprattutto se pensiamo al Portogallo, il Regno del Portogallo prima delle grandi, dei grandi viaggi di esplorazioni che aprono il regno. Alla, alla, alle, ai nuovi mondi al di là dell'Oceano Atlantico. Delle similitudini che si estendono anche alle tombe dei re dei due regni, che non sono solo come abbiamo appreso nel suo intervento, uno strumento di commemorazione, ma eh, veicolano un messaggio che poi va tramandato. Sì, eh, diciamo il punto di partenza metodologico: è il fatto che una tomba non è solamente un, appunto, un oggetto che custodisce un corpo, ma è molto di più. Eh, può essere considerato un testo testo No? Che deve essere letto da chi le, le, le osserva, eh, un documento, ovvero una testimonianza, eh, il prodotto di un momento storico, di una temperia culturale spirituale, e spirituale, e oltre a essere um, finalizzato a commemorare, a glorificare, a celebrare la figura del defunto. E sì, effettivamente c'è questa analogia a livello di basi, delle basi, delle mensole, dei supporti. Delle due tombe, perché, come dicevo, le, le tombe e i supporti non sono: hanno questa funzione eh, materiale, ma anche allegorica, di sostenere eh, il corpo, la memoria del re. E in, entrambe, in entrambi i casi l'iconografia parla parla e ci parla nel caso della tomba di Ruggero del progetto politico e universalistico del sovrano siculo normanno caso... i, i mh, quattro, tre uomini inginocchiati mi sì, pare sì, nella tomba di sono sono quattro i due mensole con quattro telamoni in, in entrambe le basi, sì, e, e sono, eh, rappresentano le quattro etnie del Regno di Sicilia. E anche con una vividezza e con un naturalismo veramente notevole, quattro figure vestite praticamente allo stesso modo, però caratterizzate da un punto da, dal punto di vista fisionomico in modo molto dettagliato, tutti uguali, tutti con questa funzione di sostenere la tomba del re, sostenere la memoria del re. Il caso del re di Nisa nice è, è ancora è più... Siamo, ci troviamo a un secolo quasi di, eh, di, di distanza e tuttavia questo programma erudito, veicolato dalle, dalle basi delle tombe del re eh, ci parlano di un re, delle virtù di questo re portoghese. Eh, che, di cui perfino Dante parla nel diciannovesimo canto del paradiso, non ne parla bene però è in buona compagnia perché ci sono tutti. Sovrani, quasi tutti i sovrani della cristianità si trovano in questo. vengono menzionati nel, in questo canto eh, fra tutti i principi cristiani dediti all'accumulo smudato di ricchezze. Per cui non è un giudizio positivo, però vuol dire che la fama di Dinis... Dionigi I del Portogallo era giunto fino alla penisola italiana e comunque i supporti ci parlano, sì, ci raccontano le virtù del re e in particolare due ci raccontano delle relazioni del regno del Portogallo, di Don Dinis, di Dinis, del re Dinis di Portogallo con le popolazioni del Nord Africa, una relazione di eh, conoscenza, apertura, dialogo, accoglienza ma anche di, all'occasione, di rifiuto e di repressione quando la situazione lo richieda. Quindi la mediterranietà del Regno del Portogallo è questa? La mediterranietà del Regno del Portogallo è fondata da, su, su rapporti culturali, storici, artistici, diplomatici con tutti i regni mediterranei, in particolare con eh, alcuni regni iberici, ma anche con la sede apostolica è un contatto diretto e eh, a mio avviso è un tema che dovrebbe essere ulteriormente approfondito, così come quello delle relazioni fra Regno del Portogallo e Regno di Sicilia. E nella mattinata di questa seconda giornata di convegno internazionale continuiamo a parlare di multiculturalità nel Regno di Sicilia. Eh, desidero con questa mia comunicazione passare dalla storia all'attualità o se preferite alla storia del quotidiano. Assessore, la cittadina di Cefalù eh, torna nuovamente protagonista eh, di un evento internazionale di grande spessore culturale. Sì, la ringrazio. Eh... In effetti il secondo convegno di studi storici organizzato dal Centro Studi Ruggero II Città di Cefalù ha le caratteristiche da lei descritte. Il Centro Studi Città di Cefalù eh, Ruggero II è una filiazione della Biblioteca Comunale Cefalù fondata dal mio assessorato nel 2017. Siamo al secondo convegno. Il primo convegno si è svolto tra il 29 febbraio e il 1 marzo del 2020 e, come è stato detto in apertura del convegno, è stato l'ultimo evento culturale di quella che ormai, visto che stiamo parlando di storia, possiamo definire l'età pre-Covid. Noi eh, auspichiamo che ehm, questa seconda edizione del convegno sia di buon auspicio affinché presto finisca questa era Covid. Abbiamo voluto puntare l'attenzione su un tema che è di grande attualità perché la storia ci serve a maturare la consapevolezza del presente e a progettare il futuro, cioè la, il tema della multiculturalità ovviamente. Con il rigore scientifico, la validazione scientifica di studiosi provenienti da una ventina di università italiane ed estere. E Cefalusi presta bene ad ospitare eventi di questo tipo, viste le sue bellezze non soltanto naturali ma anche architettoniche, eh, come lo stesso Duomo voluto da Ruggero II. Sì, Cefalù, al pari di Palermo e di Monreale, il 3 luglio del 2015 è entrato a far parte del sito seriale UNESCO Palermo arabo Norman nelle cattedrali di Cefalù e Monreale. Con questo inserimento l'UNESCO ha riconosciuto non solo il valore e la peculiarità storico-architettonica dei nove monumenti che rientrano nel sito, ma ha validato il valore Mondiale, di patrimonio mondiale, proprio della multiculturalità, intesa come sincretismo culturale tra fedi diverse, tra culture diverse, in particolare quella greco-bizantina, quella latina, quella araba e quella normanna, che hanno fatto sì che Cefalù, al pari di Palermo e Monferale, siano per usare un termine greco, una sorta di omfalos, cioè una sorta di ombelico del mondo nel quale appunto nel XII secolo, che fu il secolo delle crociate, queste culture diverse invece collaborarono in pace e ci hanno lasciato i, testi, i grandi tesori che ancora oggi possiamo ammirare. Un tema quindi, come diceva lei, di grande attualità, soprattutto in un'epoca come la nostra, dove viviamo una politica di esclusione. Quindi, eventi di questo tipo possono anche risvegliare la coscienza sociale in questo senso? Sì, l'intento è proprio questo. E abbiamo però voluto eh, che si eh, ponesse l'accento, si aprisse un focus su questa tematica, che è la tematica del futuro con una metodologia di ricerca storica, cioè a noi non interessa... La discussione preconcetta, magari che si fa ormai con i mezzi di comunicazione, spicciola, ma interessa una riflessione accademica sui documenti, sulle fonti, su ciò che è stato, proprio per poter impostare una discussione culturale sul tempo presente e, come dicevo prima, proiettarci verso il futuro. In sintesi, la faccio breve: se nel XII secolo epoca ben diversa dalla nostra, nella quale c'erano delle lotte feroci tra le varie religioni tra le varie culture, dicevo prima fu l'epoca conosciuta per le crociate fu possibile avere quel faro di cultura e di civiltà che mise la Sicilia al centro non solo del Mediterraneo ma del mondo moderno proiettandola come luogo interculturale alla corte di Ruggero II a me piace ricordare che senza Ruggero II non ci sarebbe stato lo Stupor Mundi, non ci sarebbe stato Federico II, concedetemi un pizzico di campanilismo sano in questo caso, non avremmo avuto proprio quell'esplosione di cultura, di civiltà dalla quale nacque anche la lingua italiana. Ricordiamoci eh, la, che la corte di Federico II fu una corte di letterati, di studiosi, di matematici, ma che erano arabi. Che erano greci, che erano latini. Quindi la Sicilia divenne veramente un laboratorio. E se questo fu possibile realizzarlo nel XII secolo, credo che oggi abbiamo tutti gli strumenti per fare una riflessione seria su questa tematica. Facciamo un po' ricordando quanta gente c'era due anni fa, in particolare nell'ultima sessione che era di domenica mattina, e la gente ha preferito venire a seguire quello che forse è stato l'ultimo convegno prima della chiusura. Professore, il Centro Studi Ruggero II, eh, presieduto anche da lei, ha dato un contributo fondamentale nell'organizzazione di un evento di portata internazionale. Sì, questo è il secondo convegno eh, che organizziamo eh, noi del Centro Studi Ruggero II, Città di Cefalù, Centro Studi che è nato dalla convenzione tra appunto il Comune di Cefalù e la Biblioteca di Cefalù è un dipartimento dell'Università di Messina, il dipartimento Cospex, è una sigla. E la cosa è nata nel 2019. E nasce dall'intento di eh, diffondere la cultura storica a più livelli non solo quello accademico quello più alto, diciamo, scientifico della ricerca, che è quello, mh, il mio ambito, l'ambito lavorativo dei docenti universitari, ma anche eh, in quella che si chiamerebbe terza missione tecnicamente, cioè nelle scuole e nella società in generale, e quindi per questo c'è l'accordo, la convenzione col comune di Cefalù. Disgraziatamente il, il centro è nato poco prima che scoppiasse il Covid, ciò nonostante noi abbiamo fatto forse il l ultimo convegno prima del Covid il 29 febbraio e l'1 marzo del 2020 era un convegno incentrato su Ruggero II perché siamo a Cefalù, diciamo, la città di elezione di Ruggero II e ci ripromettevamo di fare un altro convegno l'anno immediatamente successivo. Con i problemi che ci sono stati l'abbiamo fatto due anni dopo, il tema era già stato deciso ed era quello della multiculturalità che è un tema attualissimo sì, è un tema particolarmente attuale oggi si potrebbe dire sempre attuale perché naturalmente ovunque ci sia una entità statale, un regno, ci sono sempre eh, soggetti diversi con culture diverse, con etnie diverse, ma culture non vuol dire necessariamente etnie, però culture diverse e è piuttosto difficile governare realtà del genere e, e bisogna adottare delle strategie, strategie che cambiano, noi siamo in un'età che mitizza eh, il multiculturalismo, ma in verità, tanto per fare un esempio, eh, abbiamo, abbiamo gli Stati Uniti che vivono una crisi enorme di multiculturalità e culturalismo, e in cui invece si creano sempre più nicchie isolate e ostili le une contro le altre. E proprio questo stimolo sull'attualità, cioè la problematicità della dimensione multiculturale, mi ha portato, ci ha portato, perché il comitato scientifico è composto da altri quattro eh, docenti, eh, eh, una francese, una tedesca e altri due italiani, eh, ci ha portato appunto a eh, ipotizzare che potesse essere un argomento di approfondimento, siamo medievisti e quindi nell'ambito medievistico, con ciò non volendo dire che c'è una multiculturalità diversa nel Medioevo, effettivamente ci sono strutture politiche diverse nel Medioevo, non c'è lo Stato assoluto, non c'è lo Stato democratico, ci sono delle monarchie anche piuttosto particolari, cioè non monarchie fortissime che devono spesso contrattare coi sudditi, c'è tutto il problema della feudalità e in Sicilia abbiamo avuto un regno che, comunque, di fatto era multiculturale. Questa è l'immagine che ho scelto da un codice molto importante, in cui vediamo notai greci, notai saraceni e notai latini, quindi le, eh, le, i burocrati dello Stato di questo regno fondato da Ruggero II appartengono a tre culture diversissime, tutte e tre. Riversate sul Mediterraneo, due proprio eminentemente mediterranee, l'altra europea e mediterranea. E quindi abbiamo pensato che potesse essere interessante approfondire questo argomento. E nonostante la situazione attuale, peraltro forse prevedibile, cioè era prevedibile che il numero di contagi sarebbe aumentato moltissimo, il convegno. È riuscito, i relatori sono arrivati in gran numero e chi non è arrivato ha parlato a distanza, quindi tranne due assenze eh, sono venuti praticamente tutti. C'è stato un seguito di pubblico naturalmente esiguo in sala perché la gente è preoccupata, ma piuttosto folto invece online. Pare che i contatti ieri fossero sui 450. Speriamo che anche oggi sia andata così e quindi possiamo ritenerci soddisfatti e proiettarci verso un futuro in cui forse ci saranno meno mascherine e qualche altro convegno. E ci tengo a sottolineare che il ruolo del Comune di Cefalù è veramente strategico e io sono, rimango ammirato, e così pure i colleghi, dell'interesse maturo, proficuo che il Comune e l'assessore alla cultura eh, hanno mostrato nei confronti della, delle tematiche storiche e vorrei ringraziarli eh, ancora una volta. La storia costruisce e restituisce non di rado paradossi che sembrano fantasiosi e che certo appaiono ai nostri occhi originali e stupefacenti. Professore, nel corso del suo prezioso intervento abbiamo appreso di un tema sicuramente poco conosciuto, un paradosso che ci viene restituito in qualche modo dalla, eh, dalla storia e dalla storiografia dei comuni italiani. Eh, ce lo può spiegare? Sì, sostanzialmente il paradosso sta nel fatto che la storiografia a cavallo tra 800 e 900, novecento, eh, eh, che era composta esclusivamente da studiosi dell'Italia meridionale provenienti dell meridionale, ha inventato la comunalistica, cioè ha inventato. L'idea che la via maestra della storia passasse per i comuni e quindi per la Toscana e ha completamente dimenticato e considerato come un appendice inutile la storia della monarchia, che è viceversa, a parere di chi parla, una storia preziosa, essa sì, e che va assolutamente recuperata. Non dico la monarchia borbonica, della quale appunto essi si vergognavano e quindi tendevano a mettere da parte per il modo inglorioso in cui era, era finita l'esercito. Franceschiello e cose di questo genere, ma ben diversa la, la monarchia di respiro assolutamente europeo di Ruggero, di Federico II e fino ad Alfonso d'Aragona, che era l'uomo più potente dei suoi tempi, riconosciuto come il monarca più importante del Quattrocento, alla metà del Quattrocento. Questa è una grande storia. Quindi è giusto restituire la, forza la giusta forza eh, culturale alla monarchia anche del Regno di Sicilia. Esattamente quello proprio che mi sono proposto di sostenere, cioè che va ripresa l'analisi delle strutture della monarchia di Sicilia a partire appunto dal 1130, come sia stato possibile costruire questo organismo politico istituzionale così complesso. Ma da dove è partito il toscanocentrismo? Ecco appunto: è partito dalla, da, da studiosi meridionali che però eh, eh, si erano perfezionati in Toscana, la Normale di Pisa o la Scuola di Studi Superiori di Firenze, soprattutto Pasquale Villari, che era napoletano, Gioacchino Volpe, che era di Abruzzese, insomma, della provincia dell'Aquila, comunque Regno, e Gaetano Salvemini, che era di Molfetta, sono i tre principali, ma poi anche altri. Il e Caggese, eh, i siciliani il Romano e Rodolico e così via. E nella sessione pomeridiana di questa seconda giornata di convegno internazionale il tema della multiculturalità sarà discusso nell'ambito della Corona d'Aragona. Eh, se accettiamo che multiculturale, come per esempio definisce il vocabolario Treccani, eh, serve la parola che serve a definire quello che abbraccia, comprende o mette in relazione culture diverse. Professore, il tema da lei affrontato nel convegno eh, non era stato fino a questo momento trattato, quindi un tema di grande eh, curiosità. Lo straniero nell'epoca medievale, come si integrava? Sì, eh, grazie. Eh, è un tema molto importante anche per il convegno, appunto per l'attualità del tema, perché ovviamente eh, cioè affrontare il tema dell'estraneità medievale dal punto anche di vista dei movimenti migratori, tema di grande interesse. Allora, il problema è un po'. Il rapporto passato-presente, il rischio dell'anacronismo, cioè il rischio di andarcene al passato medievale, in questo caso pensando con, con i riferimenti odierni no? nostri. Allora, nel medievo c'era un concetto di estraneità, di straniero, molte volte legato all'origine eh, urbana, cioè, come ha detto per esempio tante volte la, la storia fianca italiana bastava uscire dalle mura delle proprie città per diventare un straniero in altra città quindi non era soltanto un concetto di estranità diciamo tra virgolette nazionale ma anche urbana no? andare in un'altra città poteva essere abbastanza sufficiente come per diventare così ma a parte una cosa interessante che è quello che dirò nel, ho detto durante il convegno è il fatto che a volte le regole legali avevano un... come dire... Un, una prospettiva anche a volte di rifiuto dello straniero, anche di limitazione della presenza straniera, ma a volte per esempio quello che eh, ci capisce dalla realtà di Corona, della Corona d'Aragona, almeno dei territori iberici della Corona d'Aragona, è che la realtà sociale a volte era più permeabile, permeabile di quello che ci dicevano le norme e pertanto c'era possibile un inserimento del, 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 dello straniero, o almeno di certi stranieri, nelle realtà locali. Quindi si avvertiva questo contrasto tra regole legali e comportamento sociale. Sì, questo è un po' il punto della mia relazione, perché quando abbiamo la possibilità di comparare, perché purtroppo si deve dire che non tutte le realtà storiche hanno la possibilità di comparare regole legali con comportamento sociale, dipende dalle fonti che abbiamo per studiare, ma quando abbiamo a disposizione questa possibilità di comparare diversi tipi di fonti, allora... Di tanto in tanto appaiono questi contrasti, cioè la norma che va diciamo, in un senso e poi la realtà sociale che a volte è più permeabile di quello che ci, indica, ci indicano queste norme. Contrasti che sono durati per, per quanto tempo e hanno avuto poi modo di appianarsi? Eh, io, nel mio, mio periodo di studio, dal secolo XIII al secolo XV, soprattutto dalla realtà iberica, sulla Catalogna, Valenza per esempio, e allora. Veramente quello che si vede con questa lunga durata, diciamo, del XIII al XV secolo è una situazione molto oscillante. Diciamo, non c'è una, una linea unica no? di, di, di tendenza no? in questo senso. Allora, ma questa realtà contrastante si può trovare sia nel XIII che nel XV. Poi, ma anche nel secolo attuale, si eh, trova. No, è questo, questo è ovvio, per questo, per questo è interessante. Ma il rischio è voler eh, semplicemente spostare la realtà attuale a quella del passato. Allora bisogna essere. Piano e andare un po', essere prudenti anche per vedere queste cose, perché il rischio è l'ananacronismo, Ma veramente, almeno fino al XV secolo, queste situazioni, benché oscillanti, si, si possono trovare nella realtà storica. La riserva del suo ramo, un punto di riferimento politico imprescindibile nel quadro dei rapporti tra l'Europa, Nord Africa e Oriente, capo naturale di qualsiasi ipotetica crociata si immaginasse. Professoressa, quando sono arrivati gli albanesi nei territori italiani e come si sono integrati? Ok, allora il mio intervento diciamo è limitato soltanto al periodo di Alfonso d'Aragona e quindi fino diciamo così alla seconda metà del fino al 1458. E per quanto mi riguarda, siccome nel mio intervento io parlerò soprattutto dell'arrivo degli albanesi nel, nei territori eh, peninsulari del regno ehm, del Regno di Napoli, la mia relazione verte soltanto su due documenti in parte inediti. Uno che riguarda la, il privilegio di accoglienza di Alfonso Il Magnanimo alla famiglia di Giorgio Castriota Scandenberg, grande eroe per l'Albania e anche per l'Italia, che però è un documento inedito scoperto nell'archivio della Corona d'Aragona all'interno della serie Napoles che riguarda appunto la, il privilegio che lui concede a Giorgio Castriota Scandenberg nel 1447 per eh, dargli asilo politico eh, a lui, alla sua famiglia e a tutti i suo seguito eh, nel momento in cui l'Albania viene eh, attaccata nel, dai, dai turchi nei primi diciamo così in questi anni anche perché nello stesso periodo il Castrota si è allontanato da quella che era la relazione amichevole che la sua famiglia aveva sempre avuto con Venezia. Quindi questo primo documento sposa una politica dell'accoglienza e della, della solidarietà. solidarietà. Poi c'è un altro documento molto bello che è una lettera che invece Alfonso Il Magnanimo scrive al principe di Taranto nel 1458 in cui gli chiede di accogliere il, le famiglie dei cristiani albanesi che arriveranno nei territori di Lecce e di Brindisi che sono due delle grandi città che facevano parte del principato di Taranto e di accoglierli come se avessero accolto diciamo così, i cristiani che si muovevano diciamo così, nei territori. Quindi sono due documenti importanti che ci testimoniano la politica di accoglienza da parte del re aragonese rispetto alle popolazioni che arrivavano dall'altra sponda del, eh, dell'Adriatico, ma anche che ci testimoniano una certa furbizia e intraprendenza perché Alfonso nel 1457, quando gli concede questo privilegio di accoglienza, è un privilegio che eh, permette ad Alfonso di entrare in maniera diciamo così, più concreta all'interno di quella che era la politica, la sua politica nei territori orientali e in, diciamo così, anche in seguito. ...in tutte le relazioni che i vari signori principi dell'Albania e dei Balcani avevano con Venezia. Quindi diciamo Alfonso si muove sempre in maniera uh, molto furba con una strategia di ampliare i propri territori. Poi, non a caso, uh, nel 1451, sia uh, Giorgio da Scandenberg, sia il suocero... Arianiti conneno, si dichiareranno vassalli di Alfonso il Magnanimo. Quindi sono diciamo così, degli aspetti abbastanza nuovi che riguardano la politica di accoglienza di Alfonso il Magnanimo. Non ho trattato la Sicilia perché sulla Sicilia e il rapporto della Sicilia con gli albanesi ci sono colleghi e professori molto più preparati di me e quindi sono lasciato stare. E parlerò di alcuni concetti che sono quelli legati alla monarchia, ma che sono appunto anche legati poi alla cultura, perché è la cultura stessa che si fa, che si rende attraverso la monarchia stessa, attraverso l'idea della monarchia. Professore, col suo illustre intervento ci siamo spostati dal Regno di Sicilia alla Corona di Aragona per approdare alla corte di Alfonso il Magnanimo. E quali caratteri innovativi e le tradizioni? Ecco, la corte di Alfonso il Magnanimo è una corte mediterranea, nel senso che mette in comune tutta una tradizione che, eh, che parte dalla penisola iberica, passa anche attraverso la Sicilia, ma poi approda a Napoli. Eh, e mette in comune le sponde del Mediterraneo, tutte le sponde del Mediterraneo occidentale, diventa quello una sorta di lago mediterraneo. La caratteristica qual è? È quella di mettere assieme una tradizione iberica, una tradizione Appunto che proviene dalla Catalogna con quella innovazione straordinaria che c'è in epoca umanistica nel 400 quando c'è tutta la tradizione italiana, classica, latina, ma anche soprattutto greca. E si viene a creare un mondo davvero straordinario, il centro dell'universo. In quel momento diventa la capitale: l'Italia meridionale, Napoli, che è la sede di quella capitale di, quella, di quel mondo diventa il centro del mondo, il centro dell'universo in quel momento in cui tutti gli artisti, tutti gli intellettuali vogliono arrivare. Ma viene fondato anche un modello intellettuale forte, basato sulla centralità del regno, sulla centralità della monarchia, ma una monarchia che non è... Tirannia. Non è tirannide come viene interpretata spesso in, in chiave fiorentinocentrica quando si parla di Rinascimento si pensa semplicemente e sempre al Rinascimento toscano, al Rinascimento fiorentino, eccetera. Quello dell'Italia meridionale è un Rinascimento straordinario, altrettanto importante, ma che è basato su un'idea completamente diversa: non quella tra virgolette. Democratica o repubblicana che è comunque un'invenzione del Novecento, ma un, un umanesimo un Rinascimento che centra tutta la sua importanza. Sull'idea della monarchia, della monarchia assoluta, ma che non è una monarchia, ripeto, tirannica, ma è una monarchia filosofica. Il filosofo, il re filosofo per eccellenza. Il modello è quello di Senofonte, è quello di Platone, ovvero il sogno, un sogno di una monarchia illuminata, di un governo illuminato. Quindi delle tradizioni che si sono perfettamente integrate e che hanno dato vita a un nuovo concetto di monarchia. Che hanno dato vita a un nuovo concetto di monarchia e molto anche innovativo, davvero innovativo dal, dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista ideologico e politico. Diciamo una forma di governo illuminato di cui si sente spesso la necessità anche al giorno d'oggi. Autunno del Medioevo, questo è il tema dell'ultima giornata di congresso internazionale che si sta svolgendo oggi domenica 9 gennaio nella sala delle capriate del comune di Cefalù. L'accordo per i primi capitoli, per l'insediamento di prestatori ebrei con alle spalle le loro famiglie, le loro comunità a Firenze è stipulato soltanto nel 1437. Professore, nel suo intervento lei tratterà eh, degli ebrei. Eh, L'arrivo degli ebrei nei territori italiani eh, costituisce un caso singolare, perché non arrivano spontaneamente, ma arrivano eh, in un certo qual modo su richiesta del governo. Eh, ce lo può spiegare meglio? Sì, io in realtà parlerò di un caso particolare che è quello della Firenze del 400. Questo, questa dinamica che lei qui accennava. È tipica della Toscana quattrocentesca, in cui le comunità ebraiche, che vivevano da molti secoli nell'Italia meridionale e in alcune città come Roma, arrivano relativamente tardi alla fine del Medioevo e arrivano in risposta a delle specifiche esigenze della popolazione delle società locali, in particolare, vengono molto valorizzati come operatori del credito, del credito non a livello dell'alta finanza, ma quello del consumo quotidiano e nella situazione economica sociale della Toscana tardo medievale, eh, il bisogno di servizi di credito nella vita quotidiana, il credito al dettaglio, potremmo dire, era molto sentito e di conseguenza rispondevano ad un'esigenza reale. Ma erano anche contrastati eh, sul versante religioso perché... Eh sì, eh, nel corso del 400 si delinea una opposizione molto dura alla presenza ebraica, soprattutto da alcuni settori del mondo religioso, in particolare gli ordini mendicanti e soprattutto i francescani e soprattutto i francescani osservanti, cioè una delle frange del mondo religioso francescano, eh, la cui predicazione è molto efficace, molto presente nelle città del tempo. Esprimeva una forte ostilità nei confronti del, del mondo ebraico, e, però, il caso fiorentino mostra molto bene come questa ostilità non avesse tanto carattere di natura confessionale, cioè non è un'ostilità all'ebraismo in quanto tale, è un'ostilità per così dire a questa sorta di collegamento molto stretto tra una minoranza religiosa, quella ebraica, e le autorità politiche. Della città che impiegavano questa minoranza proprio per il suo interesse nell'ambito del credito al dettaglio come uno strumento per il funzionamento dei sistemi fiscali. Quindi c'è uno strano gioco, ma anche molto affascinante, tra elementi di governo politico, elementi di storia economica, delle finanze e diciamo, linguaggio del dialogo o del conflitto interreligioso modo che, che è spesso utilizzato per spiegare la relazione dal punto di vista islamico ehm, con, con dei poteri cristiani, vale a dire questa divisione del mondo in due macrocosmi. Nel corso del suo lavoro di ricercatore presso l'Università di Monaco di Baviera, eh, lei si è occupato di eh, scritti eh, da cui eh, si evince un rapporto particolare tra i sultani musulmani e i poteri cristiani. Ce lo può illustrare? Certo, eh, beh, io mi occupo di come veniva visto l'altro in, in questi documenti che venivano scambiati tra i poteri cristiani e i poteri musulmani e, e cercare di capire come eh, riuscivano ad avere delle relazioni diplomatiche eh, dei poteri che avevano una cultura eh, molto diversa. E quello di cui mi accorgo io è che spesso, eh, spesso si tende a rappresentare il rapporto tra mondo islamico medievale e mondo cristiano come un rapporto conflittuale, eh, pensando ad esempio a concetti come quello di crociata, di, di reconquista nella penisola iberica. E in realtà in questi documenti eh, il concetto di guerra non compare quasi mai ed è piuttosto quello del, della pace, dell'apertura verso, eh, verso l'altro che, che emerge. E lei come lo spiega questo? Cioè come se la storia ci restituisse un messaggio inesatto, la storia che leggiamo sui libri? Beh, questo succede spesso, però eh, è normale, ci sono eh, dei modi di rappresentare la storia e si fanno a volte degli errori come ne, ne faccio io e quindi la storia è un continuo tornare sulle fonti, cercare di, di, di capire. E, e a volte anche per motivi eh, un po' eh, politici si tende a, ehm, a vederne un aspetto, soprattutto quello delle relazioni tra mondo islamico e mondo cristiano, sappiamo come sia attuale e, e quindi è importante tornare sulle fonti. E tornando sulle fonti e rivisitandole secondo la sua lettura, non è possibile anche eh, adesso orientare in modo diverso i rapporti tra mondo islamico e mondo cristiano? È sicuramente importante conoscere quello che è avvenuto e, e scoprire che certo c'era il conflitto, eh, c'è stato, ce n'erano, cioè sono, è come, sono due linee diciamo, parallele, quindi non si può negare poi la realtà del conflitto. Però c'è poi tutto il modo di dialogare e da questo sì che ci si può, secondo me, interrogare e, e capire qual era la lingua, quali erano i modelli culturali di riferimento per poter appunto parlare gli uni con gli altri altri. La storiografia sui rapporti tra Inquisizione ed Ebrei si è arricchita negli ultimi decenni di importanti ricerche che hanno contribuito a definire con maggior precisione alcune dinamiche di importanza tutt'altro che secondaria per la storia delle complesse relazioni tra due grandi religioni ebraitiche, il cristianesimo e l'ebraismo. Dottore, come si insediano gli ebrei nei territori italiani nel 300 e quali sono i loro rapporti con la Chiesa romana? Dunque, eh, nel corso del Basso Medioevo la presenza ebraica è molto significativa eh, non solo in Italia ma in generale nell'Europa cristiana e il eh, rapporto appunto con la eh, religione diciamo dominante, cioè il cristianesimo romano, è piuttosto complesso. È questo è il tema del mio intervento in questo convegno. Eh, perché l'ebraismo eh, veniva visto, eh, innanzitutto era sostanzialmente tollerato, nel senso che eh, pur essendo una religione altra, eh, gli ebrei non erano eh, obbligati a convertirsi, come invece accadeva nel caso di molti eretici e altri, altri gruppi minoritari. Eh, nonostante questo, comunque, gli ebrei erano soggetti a forti limitazioni. Eh, in, nel mio intervento in questo convegno io mi concentrerò in particolare eh, su come l'Inquisizione, eh, in particolare i frati i domenicani e francescani, si rapportarono al problema dell'ebraismo, cioè della condizione ebraica in territorio cristiano, perché appunto gli ebrei non erano eretici, semmai potevano essere definiti infedeli, eh, l'Inquisizione si occupava di eresia propriamente ehm, e quindi in teoria non dovevano essere sotto la giurisdizione degli inquisitori, però in pratica vediamo come proprio nel corso del Trecento eh, ci sono diversi tentativi di estendere la giurisdizione inquisitoriale anche in tema di, di ebrei, di ebraismo. Come lo spiega, visto che gli ebrei non erano eretici, non erano considerati eretici? È una faccenda complessa. Eh, allora, mh, ci sono diversi punti su cui eh, riflettono gli inquisitori. Eh, in particolare, c'è il tema delle conversioni. Eh, quando un ebreo si convertiva in maniera più o meno forzata diciamo, al cristianesimo, a quel punto chiaramente eh, ricadeva dopo il battesimo all'interno della giurisdizione dell'Inquisizione, ma capitava spesso che eh, questi convertiti mantenessero contatti con, eh, con altri ebrei che spesso erano familiari, comunque con la comunità di appartenenza. Ehm, e si poneva a volte il problema per esempio dei re giudaizzanti, cioè coloro che si erano convertiti sì al cristianesimo ma che poi eh, ritornavano a seguire i propri riti e chiaramente da questo punto di vista l'Inquisizione eh, interveniva. Professore, tre giorni di ampio respiro culturale. Facciamo un bilancio di questo convegno. Sì, allora eh, quando si fanno domande del genere mi viene sempre di pensare se si chiede all'oste come il vino, l'oste risponderà che il vino è buono. E che cosa posso dire io? Che il convegno non è riuscito, però se vi fidate di quello che penso, devo sinceramente dire che sono piuttosto soddisfatto. In primo luogo sono soddisfatto perché nonostante la situazione esterna, per cui molte persone hanno preferito non venire, comprensibilmente, preoccupate dai contagi dilaganti, il pubblico c'è stato, c'è stato addirittura anche in sala il pubblico e certamente c'è stato a distanza, il che vuol dire che il convegno qualche interesse l'ha suscitato. Dal punto di vista scientifico il convegno mi pare sia riuscito eh, sinceramente. Ricordo che solo due relazioni sulla ventina eh, programmate non sono state presentate, tutte le altre o a distanza, quattro, o in presenza, la stragrande maggioranza, sono state non solo presentate ma anche discusse. Il dibattito è stato anche abbastanza vivace. E che cosa abbiamo fatto? Certo, non abbiamo scoperto il mondo, né abbiamo come dire, portato una pietra miliare nella conoscenza scientifica di una problematica che è vastissima e che si aggiorna continuamente. Però senza dubbio, visto che l'ambito è quello medievistico, abbiamo focalizzato alcuni elementi, in particolare il fatto che la multiculturalità esiste sempre in tutte le società umane. Quella medievale ha alcune caratteristiche particolari che la differenziano forse un poco da quelle successive. Noi viviamo in un'età in cui si parla molto di multiculturalismo e di culture che si incontrano, ma gli uomini continuano ad ammazzarsi e a segregarsi. E nel Medioevo pure si ammazzavano e si segregavano, però le differenze culturali venivano, come posso dire, più mh, sopportate, tollerate, governate anche. Parlo in termini di etnie o, o, o culture e religioni. Eh, ci sono anche differenze culturali all'interno di una stessa cultura, naturalmente, e anche questi argomenti sono stati approfonditi. Quindi, per quanto mi riguarda, anche da quello che mi hanno detto i colleghi e eh, dal riscontro che ho avuto, il convegno è riuscito nella sua difficilissima missione eh, di eh, aprire una parola di speranza culturale in un momento in cui, ahimè, la cultura, a cominciare dalle scuole, è un poco in disgrazia. Assessore, innegabile il successo che anche quest'anno eh, ha riscosso questo convegno di portata internazionale attraverso la presenza di eh, illustri eminenze storiche. Sì, il bilancio è positivo, siamo molto contenti dell'ottima riuscita del convegno in una eh, congiuntura che come tutti possiamo immaginare è stata tutt'altro che semplice. Quindi il mio applauso va anche ai relatori che nonostante tutto hanno raggiunto Cefalù, abbiamo avuto soltanto pochi collegamenti in videoconferenza, anche essi riusciti e quindi si è creato quel dibattito, quella contaminazione, quello scambio di informazioni che è importante per un convegno di questo livello. Che si è svolto sotto lo sguardo di Ruggero II, che sarà stato anche lui contento. Ritengo proprio di sì. Infatti, a Ruggero II abbiamo voluto intitolare il centro studio Ruggero II, che al pari del comune di Cefalù hanno il ruolo di medium culturali. Eh, noi, come istituzioni, creiamo delle reti, reti che poi servono appunto allo scambio eh, di informazioni scientifiche di altissimo livello. Ricordo che a questo convegno hanno partecipato illustri accademici di 22 università di diversi paesi dell'Unione Europea, Spagna, Francia, eh, Italia ovviamente, eh, eh, Germania e via di seguito. Quindi eh, proprio nell'essenza di ciò che vuol dire cultura, cultura è creare interrelazioni e il tema molto importante, molto significativo nei tempi in cui viviamo del governo della multiculturalità è un tema volutamente forte perché ehm, va oltre le semplificazioni o le banalizzazioni che spesso vengono fatte e pone il focus su ciò che significa proprio governare la multiculturalità intesa come diversi, eh, diversità. Ruggero II, a cui lei faceva riferimento, ci riuscì perfettamente, tant'è che il suo modello, non solo artistico-culturale, ma anche di società, è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e dal 2015 ci lui ha anche al pari di Palermo e Moreale, l'orgoglio e il privilegio di essere una città UNESCO.